tutto inizio con una piccola mappa disegnata da una scrittrice francese del 600, Madeleine de Scudéry. Una mappa apparentemente come tante altre, che rappresenta un paesaggio fisico, con montagne, fiumi, villaggi, ma dove i nomi dei luoghi corrispondono a stati d'animo. Possiamo attraversare il paese della tenerezza, possiamo attraversare il villaggio della bontà o il paesino dell'orgoglio. L'orgoglio, per esempio, è rappresentato come un paesino su un pizzo di montagna. È da questa mappa, la carte du pays de Tendre, che Giuliana Bruno prende spunto per questo suo particolarissimo libro tra arte, viaggi in giro per il mondo e paesaggi interiori. Si intitola L'Atlante delle emozioni. Che viaggio è stato il mio? Scrivendo questo Atlante mi sono spesso chiesta in che modo la mappa fosse andata disegnandosi per Scudéry e se tale intuizione potesse aiutarmi a delineare il tracciato del mio libro. La mappa era un dono che l'autrice aveva fatto a se stessa e al lettore, una volta delineati gli itinerari narrativi del romanzo. In fondo le mappe, testimonianza di un apprendimento, seguono l'esperienza, nascono quando il viaggio è compiuto. Come un artista, secondo me, lei riesce perfettamente a collezionare elementi e l'Atlante, secondo me, è un modo che riesce che lei utilizza per, come metafora, per poi riordinare una serie di pezzi. Atlante delle emozioni è un saggio, ma è anche un racconto di finzione, i cui personaggi sono paesi, città, registi, architetti, fotografi e naturalmente anche viaggiatori. Giuliana Bruno declina il viaggio al femminile e descrive quelle pioniere che hanno saputo vivere i luoghi in modo originale e personale. Nellie Bly, un altro personaggio di viaggiatrice dell'Atlante delle emozioni, era qualcuno che aveva deciso di fare il viaggio intorno al mondo in meno di 80 giorni. E la sua preoccupazione fondamentale era come potere, da donna, con i tipi di vestiti che si usavano allora, fare tutto ciò e contenere questi corsetti vestiti in una valigia piccola abbastanza da potersela portare in giro per il mondo. L'autrice di Atlante delle emozioni, Giuliana Bruno, è nata a Napoli, ma oggi insegna ad Harvard, negli Stati Uniti. È approdata a New York negli anni Ottanta, dopo una laurea in lingue, e ha trovato quel che cercava. Negli anni Ottanta New York era un luogo pieno esplosivo dal punto di vista artistico, lo è ancora naturalmente, ma l'arte contemporanea era una parte essenziale del lavoro che io volevo fare, quindi poter entrare in questo mondo e conoscere tutto ciò era interessante per me. In quella che chiama geografia emozionale, la Bruno ci mostra come lo spazio sia legato al modo in cui lo rappresentiamo e come lo viviamo, e come lo spazio possa plasmare la nostra identità. Ma la maniera non è sempre la stessa, perché la modernità, infatti, con i suoi trasporti e le metropoli, ha velocizzato il nostro modo di vivere lo spazio e ha trovato anche un grande alleato, il cinema. La visione cinematografica dello spazio è sempre dovuta al posizionarsi rispetto a un determinato luogo, no? E quindi il cambio, diciamo, con la modernità, quindi l'avvento dei nuovi mezzi di trasporto, l'aumento della velocità poi di percezione della realtà ha spostato il punto di vista. Se si pensa
a come guardiamo in treno. Noi siamo seduti come uno spettatore cinematografico, un passeggero. Guardiamo fuori da un finestrino ad un'immagine inquadrata, come inquadrato il cinema, e poi il paesaggio si muove. Ed è anche un'illusione, perché in realtà il paesaggio non si muove. Il cinema stesso è un'illusione, perché nulla si muove nel cinema, eppure tutto si muove. Atlante delle emozioni è pieno di superfici bidimensionali. I fogli degli scrittori, i muri delle architetture, le tele dei pittori, le mappe geografiche. Ma anche la nostra pelle, con cui possiamo vivere i luoghi in maniera tattile. Eppure è proprio il cinema, con il suo schermo bianco, il vero protagonista di questo libro. In esso confluiscono arti e viaggi. E la Bruno ci parla in modo particolare di un regista, Peter Greenaway, che ha saputo unire tutto questo in un film. Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante. Il ristorante di questo film è come un quadro di Franz Hals. Però quando ci si muove nella cucina si entra come in una natura morta del periodo olandese, in un quadro di Vermeer. Quando usciamo fuori dal ristorante siamo in pieno postmoderno industriale. Giuliana Bruno vagabonda tra luoghi, sentimenti, personaggi reali, storia, fino a delineare un percorso di sviluppo delle arti. Ma la sua scrittura non è mai scissa dalle emozioni e gli ultimi due capitoli si fanno più autobiografici. È un ritorno a Napoli, attraverso le pagine degli scrittori, le tele dei pittori e la memoria. Non è soltanto la Napoli che lei ha vissuto, ma è la Napoli che lei ha letto, la Napoli che lei ha visto nel cinema, e tutte queste Napoli formano quasi una nuova Napoli nella sua memoria. Mi ricordo che in tempi postmoderni si usava dire Napoli proprio come New York, proprio come Blade Runner. I miei territori. Luoghi che ho vissuto, che ho amato, assorbito, percorso. Qui ho negoziato me stessa, qui ho scritto di me scrivendone. Li ho chiamati casa, una geografia immaginaria.